Prego. Allora, questa sera devo dire che è stato un viaggio intimo, nel senso che proprio mi sono trovata, come anche le altre volte, in un ambiente che conosco della mia infanzia, ma non ero più nel bosco, ma ero ad una festa che al mio paese si festeggia il 15 di agosto, per cui c'era questo grande ritrovo di persone. È veramente stato un viaggio, direi, terapeutico, perché mi sono trovata all'inizio agitatissima, con il corpo che continuava a muoversi in questo modo, e un'ansia che cioè, è una reazione del mio corpo che conosco, che ho vissuto in momenti drammatici della mia vita. Poi tutto si è acquietato e è comparsa l'immagine di una fotografia che ho con, io ero la prima di quattro fratelli, ed eravamo appunto a questa festa al campo sportivo del mio paese, dove facevano il tiro alla fune, un sacco di giochi, il palo della cuccagna, cose di questo genere. E io effettivamente tenevo per mano mia sorellina, che aveva pochi direi 7-8 mesi, poi tanto che ero lì, facevo anche un po' i conti, e dicevo, era il 65. Prima abbiamo parlato, mi hanno chiesto quanti anni avevo, il Marco, ed effettivamente ho detto, quest'anno ne faccio 65. Quindi a conti fatti era il 65 quell'anno lì, e c'erano appunto, io tenevo mia sorellina e c'erano i due maschietti a lato. Per la prima volta ho visto, da questa fotografia mi sono fatta delle domande, ho detto, ma questa foto l'ha fatta nostro padre, quindi anche lui c'era. Ed era dall'altra parte Della lente, sì. esattamente della lente, e quindi insomma ci curava, ci guardava, non ero sempre come è stato effettivamente per, diciamo, il leitmotiv della mia vita, io che dovevo occuparmi di loro, ma in qualche modo quella volta lui c'era. E da lì mi è venuto proprio perdono, perdono, perdonalo, e ho cominciato a piangere, ho pianto veramente tanto. Per questo che ho detto è stato terapeutico, perché per la prima volta ho visto come mio padre, che si era sempre defilata nei confronti di noi figli, alla fine sicuramente aveva il suo modo di seguirci, di volerci bene. Ne sono certa, ma era anche molto preda delle sue paure, della sua storia. E è stato veramente un grande viaggio. Ma la cosa che così posso dire, di questi trattamenti, che sempre mi hanno riportato, anche le altre volte, ero nel bosco dove cercavo i funghi, anche quella volta c'era mio padre, mio fratello. Questa sera è stata veramente forte, perché c'è stato proprio il rendermi conto per la prima volta che quella fotografia lì, che io ho, ce l'ho anche sul telefono sicuramente, Era scattata lì. esattamente, era scattata da lui. Mia mamma non c'era perché era al bar a lavorare. Altro. E come direbbero gli scialtisti, l'effetto aha,
Ah, ecco, cioè quella roba che non è perché l'hai pensato, è che lo rivivi No, in un l'ho altro modo. vissuto, l'ho veramente vissuto e in ogni caso posso averci messo di mio sicuramente a fare i conti e allora ho portato molta attenzione al respiro, la chiamiamola musica, i suoni, gli effetti sonori per me erano perfetti. Però per rimanere nel presente e quindi non andare via coi pensieri, mi imponevo anche di respirare, cioè di respirare, di avere attenzione comunque al respiro, e da lì sono partita con questo, perché all'inizio diceva, mi ha detto che succederà qualcosa, mi ha detto che succederà qualcosa, però finché sono qua a parlarmi e non succede niente, allora. È perfetto, perché stavo veramente bene. Questi suoni anche quelli fanno parte della mia vita, perché al mio paese c'è una grande centrale idroelettrica e dopo questa raccolta delle acque c'è una grande cascata e quando esce quest'acqua fa Rumore, sì, esattamente questo rumore. sì. Oltre invece a una cascata naturale che c'è sempre nelle mie montagne, per cui per me è un rumore dell'infanzia, un rumore che ho sempre sentito. Anch'io ti ricordo la prima volta che a un certo punto, anch'io lavoravo in Falck, c'era sotto la linea, sotto Esatto, c'era questo. eh sì. E io ad un certo punto cosa, ho sentito un ruscello, quando sai quando arrivano che facevano le piene? Quello di cui parlavo. Sì. Infatti per questo me lo dici e me lo ricordi, perché non mi ricordavo. Comunque grazie, Ma grazie, grazie a te. ma grazie figurati, infinite. io pensavo che siccome il trauma, vabbè, lo stesso, poi Chiudo. dopo si Comunque, dice dimmi, dimmi. più, il trauma in qualche modo è la fissazione di un ricordo che poi in termini neurologici in un modo, no? Però comunque questo ricordo traumatico viene immagazzinato in un'area che viene scissa, ma E come ci è stato? Sta lì esatto, e e sta lì. In lavora. realtà questo lavoro è come se lo togliesse da quel nucleo incestato, no? Quindi com'è? Perché sennò quindi Come dico sciogliesse io, quella lo specie slatentizza e te lo tra, tra, tra. risolve Sì, anche. perché la mente, ma anche il Sì. fisico, lo fissa in un punto dove cerca di dare il meno fastidio possibile, però è ovvio che tutte le cose poi Sì, ma cambiano io sarei però. d'accordo, infatti quando vi dico guardate che prima o poi escono i Sì, traumi, ma bisogna perché. andare avanti, ma avrò anche detto a voi, ma perché poi quello che succede è che emerge il trauma, ma con la sua Con la soluzione. soluzione, certo. E mi pare che proprio anche tu hai raccontato forse extra video che una volta hai risolto una tua cosa, forse proprio la prima. Sì, prima, no, era Sì. successo quella che era morto quel Sì. ragazzo Sì, però non e c'è nel video, si vede che l'hai raccontato sì, pure dopo. che lo Però è in racconterò questo modo qua, cioè viene dopo. fuori, Ci ho ma in un elaborato, sì, altro, certo. cioè come dire, si evolve in altro modo. Mi verrebbe da dire più adeguato alla vita del soggetto. Per esempio, a me, scusami, che il trauma era recente, secondo me ha fatto in modo che non si iscrivesse in un'area del cervello e rimanesse lì in questo modo incestato Sì. Sì. e Si è scisso. Sì, fluidificato, è cioè è andato. riuscito a non Sì. fissarsi e Sì. cristallizzarsi, perché poi la patologia è cristallizzazione, no? Certo. Sostanzialmente. È giusto questo punto chiaro.